Massimo Folcarelli, la seconda tappa del Giro d'Italia ciclocross su un percorso assolutamente straordinario. Sì, percorso bellissimo, assomiglia quasi totalmente a quello dello scorso anno, con qualche pezzetto più di sabbia. Che dire, partiamo e vediamo come va. Leonardo, terzo nella tappa di Fiuggi, che tipo di corsa verrà fuori oggi? Oggi sarà una gara molto dura, specialmente perché c'è un bel tratto in sabbia molto lungo che non tutti riescono a fare in bici, quindi un palcoscenico bellissimo e vedremo come andrà. Gianni, è passata solo una settimana e già devi difendere questa maglia rosa. Sì, oggi la vedo un po' più dura qua, perché sono dei rettilini in cui ho degli avversari che sono più forti di me, però di certo non sarò lì a guardare. Sabrina, che meraviglia questa tappa in riva al mare all'Isola d'Elba. Sì, il panorama è bellissimo, poi io sono abituata al mare perché abito vicino al mare, abito a Sabaudia, che è un posto meraviglioso come questo, quindi oggi ci godiamo anche lo spettacolo. Categoria amatoriale in scena per la seconda tappa del Giro d'Italia ciclocross, si schierano in griglia i master per la prima corsa della giornata. Infatti il circuito da affrontare oggi misura circa 3 km e prevede un pezzo molto spettacolare in riva al mare. Il grande favorito per la fascia 1 è il solito Massimo Folcarelli della Trek Team NV Sport, che indossa la maglia rosa. Per i fascia 2 invece la maglia rosa è sulle spalle di Gianni Panzarini della Drake Team NV Sport, ma attenzione oggi anche a Paolo Casconi della Pontino Sermoneta e Massimiliano Fraiegari della Fiormonti Team. Sembra invece tutto facile per quanto riguarda le ragazze, dove già Sabrina Di Lorenzo ha dominato la prima prova. Oggi seguiremo la corsa direttamente dalla onboard camera sulla bici di Massimo Folcarelli, maglia rosa in fascia 1. Abbiamo visto come uno dei suoi avversari più temibili, Jefferson Luiz Benato, sia partito subito molto forte, però alla prima curva Folcarelli è riuscito subito a passare al comando. Partono intanto anche fascia 2 e anche le donne. Qui vediamo Folcarelli subito al comando. Entriamo quindi nel tratto più caratteristico della prova, quello in sabbia. Il tratto che porta in riva al mare, con lo splendido centro abitato di Portoferraio sullo sfondo. Vediamo come Folcarelli riesca ad affrontare il secondo tratto in sabbia, invece senza scendere dalla bici. Davvero una buona condotta di gara, una bella pedalata quella della maglia rosa, che per il momento si mantiene al comando e sta guidando questa prima corsa, questa prima gara di giornata nella seconda tappa del Giro d'Italia ciclocross. E vi ricordiamo che il Giro d'Italia ciclocross è organizzato dalla ASD Romano Scotti. In questa seconda tappa la società del presidente Fausto Scotti si avvale della collaborazione dell'Elba Bike, uno sforzo organizzativo in ricordo di Ugo Somigli, al quale è stato dedicato un grande applauso anche nella serata di presentazione che si è svolta il giorno prima della corsa. Ci troviamo all'interno del parco delle Terme di San Donato, uno scenario unico in riva al mare, davvero suggestivo, che ha accolto i tanti partecipanti a questa seconda tappa del Giro d'Italia ciclocross. Vediamo con che davvero velocità stia Folcarelli affrontando questa testa di gara. Intanto vediamo seconda fascia, si è portato al comando Massimo Fraiegari, seguito dalla maglia rosa Panzarini. Questa è la situazione per il momento, li vediamo comunque transitare, e tra non molto andremo a seguire anche la testa della corsa per quanto riguarda le donne. Allora, in testa alla fascia 2 abbiamo già visto Fraiegari, in seconda posizione invece Gianni Panzarini, che veste la maglia rosa, è facilmente riconoscibile dal simbolo del primato. Ed ecco la prova femminile giungere nel tratto in sabbia, ancora una partenza subito veloce per Sabrina Di Lorenzo, che però adesso ha un po' di difficoltà in questo tratto. Qui vediamo come i due stili completamente diversi, quello di scendere dalla bici e quello invece
di affrontare il tratto in sabbia in sella al mezzo meccanico possono portare vantaggi e svantaggi. Se si ha una buona tecnica, forse conviene affrontare il tratto sempre sulla bici. Se invece si rischia di perdere l'equilibrio, allora tanto vale scendere subito e affrontare il tratto in corsa. Comunque al comando Sabrina Di Lorenzo in questa prima fase di corsa. Abbiamo quindi fatto un primo punto della situazione. Intanto Folcarelli saldamente al comando della prova riservata alla fascia 1, attraversa la zona boscosa dove sono posizionati i box. Eccoci qua proprio di fronte al box, per poi uscire in quello che è il tratto più veloce del circuito, con lunghi rettilini che permettono anche di spingere un lungo rapporto, fondo stradale erboso, solido, che permette quindi una buona tenuta. Lo vediamo da queste immagini, anche Folcarelli sta viaggiando velocissimo. Intanto noi con le immagini torniamo a seguire Gianni Panzarini, che è ancora al comando della corsa. Scusate, Gianni Panzarini che sta inseguendo Massimo Fraiegari. Quindi una situazione non positiva per il momento per Panzarini, mentre per le donne ancora Sabrina Di Lorenzo alla comando con la maglia rosa. Due maglie rosa in testa, quello nella fascia 1 Folcarelli e invece nella categoria femminile la Di Lorenzo. Una maglia rosa che invece deve inseguire è quella sulle spalle di Panzarini, che deve inseguire Massimo Fraiegari. Di nuovo con Folcarelli in quello che forse è il tratto più tecnico della parte campestre del percorso, perché il tratto più tecnico è sicuramente quello in sabbia. Però in questa fase ci sono numerosi cambi di direzione e adesso continuiamo a seguire questa fase. Ancora Folcarelli che sta per entrare nel tratto in sabbia. Si è fatta una grande selezione ed in questo momento Folcarelli viaggia con un bel margine di vantaggio su un primo inseguitore, che è Jefferson Luiz Benato, che viaggia quindi in seconda posizione. Situazione abbastanza favorevole per Folcarelli in questo momento. Lo vedete, ha un bel margine di vantaggio nei confronti di Benato. Guardate con che abilità riesce a pedalare Folcarelli in questa fase. Riesce a scegliere la pista migliore per non dover mettere il piede a terra, ma anche riuscire a fare una buona velocità, perché abbiamo visto in precedenza come a volte, pur rimanendo sulla bici, alcuni atleti non riescono a fare la giusta velocità. Bene, Folcarelli ci sembra di aver visto davvero una bella tecnica, scusate, per lui. Intanto anche la corsa della seconda fascia, dove ancora all'inseguimento Panzarini si trova ancora alle spalle di Fraiegari. Quindi una gara in salita per la maglia rosa della seconda fascia. Gara femminile con ancora Sabrina Di Lorenzo al comando. Bella la prova anche della ragazza in maglia rosa. Intanto tratto di fronte ai box per Folcarelli. Sembra davvero inarrivabile per tutti gli altri. L'atleta in maglia rosa, Massimo Folcarelli, che dopo il successo a Fiuggi si appresta a bissare la vittoria, andando a cogliere il successo anche nella seconda tappa. Davvero bravo l'atleta che veste la maglia di leader della classifica generale in questa seconda tappa del Giro d'Italia Ciclocross, organizzazione a cura della ASD Romano Scotti, in questa occasione, in questa seconda tappa, con la collaborazione dell'Elba Bike. Noi lasciamo Folcarelli che continua a pedalare velocissimo sulla testa della corsa. Alle sue spalle è cambiata qualcosa, perché infatti Jefferson Luiz Benato ha avuto un problema tecnico, quindi è stato superato dal campione italiano Leonardo Caracciolo della 100BC Team Terni, che quindi adesso viaggia in seconda posizione. Jefferson è terzo adesso, Jefferson Luiz Benato è in terza posizione, mentre quarto è Giampiero Mastronado della bicicletteria. Quindi cambiata la situazione alle spalle di Folcarelli, ancora inarrivabile per tutti gli altri. Invece il leader della classifica generale e leader fino a questo momento anche della seconda tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Transito davanti ai box per Jefferson Luiz Benato, mentre vediamo adesso in quinta posizione Matteo Donati, che chiude un po' la top 5 di questa
prova riservata ai fascia 1 nelle categorie amatoriali. Davvero una bella prova ancora di Folcarelli. Noi intanto ci apprestiamo a seguire anche la prova dei fascia 2. La maglia rosa sta perdendo contatto da Fraiegari, quindi Panzarini in netta difficoltà nei confronti di Fraiegari, che continua a guadagnare nei confronti della maglia rosa in questa seconda tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Potrebbe esserci quindi un cambio in classifica generale nel caso in cui Fraiegari dovesse conquistare il successo e Panzarini si dovesse piazzare in seconda posizione. La maglia rosa andrebbe proprio sulle spalle di Massimo Fraiegari. Intanto siamo ormai alle battute conclusive con Massimo Folcarelli, che ormai sta per fare ingresso nelle ultime curve prima di lanciarsi poi nel rettilineo finale, mentre alle sue spalle vediamo ancora in seconda posizione Caracciolo, che dopo il problema meccanico a Jefferson ha conquistato la seconda piazza, dovrebbe essere in grado di comunque di mantenerla fino al termine. Eccoci ormai nel rettilineo opposto a quello dei box, due ingressi per quanto riguarda la zona box, e siamo ormai nel rettilineo finale, l'ultima curva dove il gonfiabile della Sella Italia segnala l'ingresso nel rettilineo conclusivo con Massimo Folcarelli, che va a vincere la seconda tappa e quindi incrementa il proprio vantaggio in classifica generale. Davvero un bel successo per l'atleta della Drake Team NV Sport. Seconda posizione per Leonardo Caracciolo, bravo anche lui a cogliere questo secondo posto. Attendiamo il terzo classificato, eccolo qua, Giampiero Mastronado della bicicletteria, che chiude così il podio per quanto riguarda la fascia 1, dove la classifica generale è rimasta invariata con Folcarelli sempre al comando. Invece adesso arrivano in fascia 2 con Massimo Fraiegari che fa la doppietta, tappa e maglia. Seconda posizione invece per Panzarini, che perde la maglia rosa. Terzo è giunto Paolo Casconi, successo per un'altra maglia rosa, invece quella di Sabrina Di Lorenzo, che quindi aumenta il vantaggio in classifica generale. La seconda posizione tra le donne è andata a Laura Sopranzi del Centro Bici Team Terni. Terza invece si è piazzata Sabrina Manco della Tugliese. Massimo Folcarelli, una gara come sempre a tutta, come è andata? Ma è andata benissimo, fin dalle battute iniziali sono riuscito a stare al comando, conoscevo il tracciato perché ho vinto qui anche l'anno scorso anno. L'Isola d'Elba è una location eccezionale sotto al punto di vista ambientale e è un percorso, che dire, bellissimo, veramente bello, con molta sabbia dove bisogna saper guidare. La battaglia con Gianni è stata entusiasmante, come lo è ormai da diversi anni, ci divertiamo sempre, l'importante è completare sempre il percorso senza problemi, come è successo oggi, come è accaduto oggi. Bene, bene, sono veramente soddisfatto, dedico questa vittoria a mia figlia che mi ha voluto qui, ovviamente a mia moglie che mi segue ovunque, ma soprattutto a mia figlia perché ci teneva a che io fossi qui. Sabrina, forse alla fine è venuta fuori una gara più combattuta di quanto si potesse pensare e la vittoria ancora più bella. Sì, è proprio così. Devo dire che Laura è stata bravissima sin dalla partenza, poi avevo recuperato un buon margine su di lei, solamente che poi purtroppo all'ultimo giro ho bucato, quindi ho fatto un bel po' di strada con la ruota bucato, ho cambiato bici, ho preso un mezzo diciamo che non è mio e poi ho ricambiato e ho ricominciato, mi si era avvicinata tantissimo. Alla fine ce l'ho rifatta. When I ruled the world.